davvero un bambino. Sì, non vedo l'ora. So che ce la posso fare. Ah, non me ne frega niente di lui. L'importante è che il mio bambino abbia la sua mamma. Del resto, come tu sai, mi piace molto ballare. Solo durante la gravidanza. Passata questa fase, la riprenderò. Non vedo l'ora. Ti cambia completamente la vita. E poi ora sono pronta. La persona che amo di più è mia madre, anche perché è stata la prima persona a capirmi quando ho deciso di intraprendere questa professione. Sai, mio padre è morto quando ero ancora una bambina, quindi è stata lei la presenza che ho avuto sempre vicino. Ed è l'unica persona a cui voglio veramente bene. Pronto? Ciao tesoro, sono la mamma. Diventare casalinga. Avere un marito, aspettarlo la sera. Fare il bucato. Perché no? Potrei anche farlo. Un giorno. Quando morirò? Vorrei morire di un incidente catastrofico. Non voglio soffrire, magari, ecco, morire sul colpo. Magari chissà, trafitta dal palo della luce direttamente al cuore, oppure che mi cada in testa un asteroide dal cielo. Però voglio morire giovane e bella, non come una vecchia decrepita. Chissà, almeno così tutti si ricorderanno di me. Rimarrò nella storia, ne faranno un film. Sarebbe divertente, no? Se devo proprio lasciare questo mondo, è meglio che lo lascio con un bel botto. Un abito da sposa rosso. Da rosso. Rosso. Perché no? Rosso. Non è importante l'abito con cui ti vai a sposare, ma quanto la fede che hai verso il tuo uomo, che ti stai portando all'altare. Un abito da sposa rosso. Da piccola volevo fare la ballerina. Mi ritengo una persona normale, mi piace vivere e poi amo quello che faccio. Mi piace viaggiare, ballare, cantare, mi piacciono i fiori, le giornate di pioggia,
Un giorno mi piacerebbe avere una famiglia tutta mia, andare a fare la spesa, cucinare. Non sopporto.